Ciao ed eccoci a questo vlog di recensioni minute nel quale vorrei raccontarvi un po' cosa è questa nuova trasposizione in gioco da tavolo di un qualcosa che conosciamo in digitale. Siamo stati abituati ad aver visto la trasposizione in gioco da tavolo di quelle che sono le escape room, anche dei giochi oltre che reali, digitali di escape room. Qua invece stiamo per vedere le avventure punta e clicca, quelle dove ci sono tantissimi oggetti da selezionare, raccogliere, combinare fra di loro per procedere nella nostra avventura. Andiamo con ordine, sono gli Adventure Games e abbiamo il Dungeon e Monochrome Inc., come due scatole che vedete qua inquadrate. Sono ideate da Phil Walker Harding e Matthew Dunstan, 1-4 giocatori, e una durata di 3 avventure per 90 minuti a scatola. Quindi abbiamo 3 avventure all'interno di questa e 3 avventure all'interno di questa che durano all'incirca 90 minuti ciascuna. Vediamo quindi di capire come funziona il regolamento, quali sono i punti di forza, quali sono le caratteristiche di questi giochi, ma vi assicuro che cercherò di non fare alcun tipo di spoiler per non rovinarvi la sorpresa. Come si struttura una partita ad un adventure game? Intanto, nota a margine, ho messo materiali mescolati di entrambe le scatole, così non avete troppi riferimenti e rimane tutto un po' più fumoso. Tanto il cuore del regolamento è uguale per entrambe le scatole, ci sono piccolissime differenze. Allora, ogni giocatore sceglie un personaggio, ovviamente se siete in meno di 4 sceglierete meno personaggi. Questo comporta di avere delle abilità e anche la possibilità di subire oppure scegliere alcuni bivi all'interno dell'avventura. Ovviamente se giocate in 4 avete la possibilità di guardare veramente tutto. Se giocate in meno di 4, diciamo che alcune opzioni non vi saranno accessibili e quindi in qualche modo vi verrà voglia anche di rigiocare l'avventura, ma ce le vediamo dopo. Dopodiché leggiamo qual è la nostra missione, cosa dobbiamo fare, c'è cioè un mazzettino che vi dirà che cosa fare. E allo stesso tempo abbiamo poi qua un mazzettino con gli epiloghi, ci sono dei momenti in cui l'avventura finisce oppure ha un punto di svolta molto particolare o comunque avete dei momenti in cui potreste non arrivare più a un determinato epilogo e quindi proprio il gioco vi fa anche eliminare la scatola, la carta, scusate, ve la fa mettere nella scatola. Si gira quindi la prima carta stanza che è strutturata in questo modo, quindi con un'immagine e vari numerelli. E poi si punta al libro delle avventure. C'è all'inizio la parte in cui vi descrive le stanze, quindi ogni stanza vi racconta per filo e per segno come è fatta e che cosa potete guardare, diciamo a che cosa corrispondono i vari numerelli. Dopodiché potete iniziare a indagare, quindi nel vostro turno diciamo che potete spostarvi tra una stanza e l'altra se le avete già scoperte, alcune si mettono proprio una vicino all'altra, una sotto all'altra, una sopra all'altra se qualcosa si modifica, quindi potrebbe esserci, che so, questa stessa inquadratura in vento senza più lo scheletro perché si è animato e vi ha ucciso, non è così, vi ricordo che non c'è spoiler, quindi ci sarebbe una carta da mettere sopra in cui magari al posto dello scheletro non c'è più niente e qua magari il letto è tutto distrutto, pieno di sangue, magari con numeri diversi, quindi questa è l'idea di base. Voi prendete il vostro mino e lo mettete sopra a uno dei numeri che volete indagare. Ad esempio, la porta è 101. Cercate nel libro delle avventure il numero 101, la seconda parte è sempre fatta da tre cifre, e leggete che cosa vi dice. Può darvi indizi su qualcosa, può farvi trovare oggetti o può farvi progredire, darvi qualche cosa in più, non voglio essere troppo specifico. E ci sono probabilmente delle carte da prendere e girare a faccia in su. Le carte sono strutturate come dei veri e propri oggetti quando li prendete e prendo il regolamento che ha proprio un esempio senza spoiler, completamente inventato. Vedete ad esempio che ho la carta numero 10 che è dose di cibo per gatti e la carta 11 che è l'apriscatole. Li tenete fra di voi, li tenete, potete passarveli, diciamo se siete all'interno della stessa stanza, chiaramente. Quando volete potete provare a combinare uno di questi oggetti con un altro oggetto o un oggetto con un punto della stanza. Nell'esempio che c'è sul regolamento, ad esempio, potete provare a combinare dose di cibo per gatti con l'apriscatole. E come fate? Mettete prima quello col numero inferiore, poi col numero superiore e andate a leggere il paragrafetto 1011, il 1011, ok? Se esiste sul libro delle avventure, leggete che cosa fa e può dirvi che, ok, butta via le due carte, ad esempio prendi la carta numero 12 che si chiama lattina aperta di cibo per gatti. Ok, da questo momento avrete una lattina aperta che potrete decidere di combinare con altre stanze, eccetera. Stessa cosa se volete combinare un oggetto con un punto della stanza. Non lo so, volete prendere un cappello da clown e metterlo in testa allo scheletro? Il cappello da clown è 50, lo scheletro è 301, cercate l'indirizzo 50301 sul libro. Se non c'è, appunto, passate poi al giocatore successivo e si continua a giocare così. Piano piano sbloccherete nuove stanze, sbloccherete nuove carte, prenderete cose. Vi può succedere qualcosa ai personaggi, poi vi dico che cosa può succedere.
E piano piano arriverete all'epilogo. Al termine della terza avventura arriverete proprio all'epilogo finale e saprete come è andata. C'è un modo per fare dei punti, quindi in ogni avventura c'è un modo per fare i punti. E vi dico anche che sempre nel nostro libretto, no, non libretto dell'avventura, scusate, nel regolamento c'è la parte finale in cui ci sono anche dei suggerimenti. Quindi se in una stanza in particolare, se un oggetto in particolare, se un qualcosa in particolare vi lascia un po' interdetti e non sapete bene come andare avanti, qua potete leggere delle dritte. In alcuni casi sono abbastanza fumose, in altri casi dove magari la cosa è un po' più delicata vi dà una spinta in più. Insomma, è difficile, per non dire impossibile, rimanere bloccati. Quindi leggete questa cosa qui, vi dà una dritta per andare avanti nella vostra avventura. Quindi diciamo che la struttura del gioco è questa: indagare, esplorare la stanza, prendere gli oggetti, combinare gli oggetti fra di loro, con gli oggetti combinati andare avanti nella stanza. Fine. Quali sono le principali differenze fra i due giochi? Beh, innanzitutto il setting, l'ambientazione. In il dungeon sarete intrappolati appunto in un dungeon, come dice il titolo vero e proprio, dal quale dovrete fuggire. Quindi siamo in un'ambientazione, diciamo, un po' più fantasy, o meglio medievaleggiante. Non c'è particolarmente il discorso delle razze, eccetera, però c'è sicuramente la magia, ci sono spade, ci sono combattimenti come siamo abituati a fare, e i personaggi di conseguenza hanno dei punti salute. Punti salute che possono perdere, quindi vengono girati sul lato grigio, e nel caso tutti i punti salute di un personaggio si esaurissero nuovamente, anche il punto grigio viene rimosso. Perché c'è questa differenza? Perché il punto grigio può essere ristabilito, diciamo, potete riguadagnare vite e tornare rossi. Se ovviamente la carta la perdete, al massimo potete arrivare solamente ai punti vita che avete ancora davanti a voi. C'è la possibilità che un personaggio muoia, diciamo che non c'è la possibilità, cioè dovete proprio essere giocare male, 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 perché un personaggio muoia, però potreste essere messi male. L'importante comunque in questo caso è che almeno un personaggio arrivi alla fine, quindi non importa che tutti ce la facciano, ma se uno arriva alla fine va bene lo stesso. Invece in Monochrome Inc. ci troviamo all'interno di una super azienda, super tecnologica, che ha scoperto una formula molto particolare e voi volete in realtà indagare e saperne di più, perché ci sono anche degli oscuri segreti, voi ne siete venuti un po' a conoscenza e quindi volete saperne di più e vi infiltrate all'interno dell'azienda. Quindi la tematica è molto più moderna, un po' più rude, diciamo anche, infatti anche l'età sulla scatola prevista è 12 e 14 anni, scusate, ricontrollo velocemente, dai 12 anni il dungeon, appunto dai 14 anni Monochrome Inc., scusate, e c'è la caratteristica dell'ascensore, quindi c'è un ascensore semplicemente che va su e giù fra i vari livelli, quindi mentre nel dungeon tutti si possono muovere tranquillamente, più o meno siete a portata di orecchio uno con l'altro, qua invece chi è su un livello ovviamente non è sullo stesso livello degli altri, chi è nell'ascensore non è sul livello del piano, quindi ci sono delle cose. L'ultima grossa differenza è che nel dungeon avete gli omini di legno di questo tipo, mentre in Monochrome Inc. vi spostate con degli stendii di cartoncino e questa base qua. Ci sono poi piccole altre cose, ma ve le lascio scoprire proprio nell'avventura. In sostanza, comunque, vi dico che non vi troverete di fronte a un escape room. Ve lo ripeto, siete di fronte a un'avventura a punta e clicca, quindi non ci saranno veri e propri enigmi. Diciamo che gli enigmi sono imparare a combinare gli oggetti, ipotizzare come farlo. Non c'è niente di astruso come il famoso pollo con la carrucola di Monkey Island Memoria, ma è tutto abbastanza coerente. Quindi dovete immaginare come fare e gli oggetti si combinano fra di loro in maniera convincente. La possibilità di combinare quindi gli oggetti anche con lo scenario, anche questa è convincente e ben fatta, e ovviamente tutto il resto è basato sulla narrazione. Ci sono i paragrafi da leggere in cui incontrerete anche persone, in alcuni casi potrete farvi seguire da persone, in alcuni casi potrebbe diventare più difficile l'avventura, più facile l'avventura, o come vi dicevo ci sono dei bivi, però allo stesso tempo non dovete spaccarvi la testa, l'avventura va avanti. Chiaramente potete evitare di leggervi il paragrafazzo, però a questo punto perdete anche il gusto dell'avventura. Diciamo che è la narrazione il punto di forza, vedere come si sviluppa l'avventura. Ci sono dei colpi di scena, ci sono delle cose da capire, da portarsi avanti proprio per il gusto dell'avventura stessa, e quindi è più sulla narrazione e l'avventura che non sulle meccaniche di gioco. Diciamo che il vostro spostarvi sulla plancia e parlare fra di voi su dove andare, eccetera, è abbastanza basico. Diciamo che investirà poco tempo, anche perché avrete poi voglia, almeno a noi è capitato così, di voler esplorare il più possibile tutto quello che si può esplorare, o che speriamo si possa esplorare perché non è troppo pericoloso, lo vorrete fare, quindi leggerete tanto. E il mio consiglio è leggete tutto quanto, altrimenti è solo un vai qua, vai là, vai qua, vai là, e perde un po' di sostanza. Come vi dicevo, ci sono dei bivi, ci sono delle parti che potreste addirittura non conoscere all'interno delle avventure. Diciamo che quindi l'avventura,
Una volta fatta, diciamo che non è più propriamente rigiocabile in tutto e per tutto, perché fondamentalmente sapete come si sviluppa la storia, se ci sono dei colpi di scena ormai li conoscete, eccetera. Però allo stesso tempo, come vi dicevo, alcune parti vi possono essere oscure, quindi se avete voglia potreste decidere di cambiare gruppo di gioco, perché basta solo cambiare anche i personaggi con cui iniziate, se siete in meno di 4 decidete di usare meno personaggi, oppure cambiare il personaggio che deve fare un qualcosa per cambiare. Banalmente, se c'è un uccello, mettiamo, che vola sopra di voi e scegliete un personaggio che è basso, quell'uccello non sarà preso, quindi chissà cosa aveva. Nell'avventura dopo prende un personaggio alto, afferra al volo questo uccello e attaccato alla zampina c'aveva un piccolo messaggino che è una pozione magica da completare. Insomma, quindi potrebbe succedervi qualcosa e quindi anche delle parti d'avventura che non avete visto una volta rispetto all'altra. Diciamo, non è completamente one shot. Ecco, se avete questa voglia potete anche rigiocarlo. Devo trovarci qualcosa in questi Adventure Games? Diciamo che, allora, in primis devo segnalare che ci sono un po' di errori di battitura. Nel dungeon segnalo, ad esempio, che proprio anche sulla scatola stessa abbiamo scritto il Dunegon su uno dei lati. Diciamo, niente che infici la giocabilità, siamo chiari. Ci sono proprio un po' alcune imperfezioni di stampa, però, ripeto, tutto quanto giocabile. La seconda cosa è che vi devo consigliare di trovare tre serate o giocare tutte e tre le avventure nella stessa serata, però è un po' pesante. Diciamo che i 90 minuti sono abbastanza realistici, oppure dovete giocarle abbastanza vicine fra di loro, perché ci sono dei nomi ricorrenti, ci sono delle cose che dovete ricordarvi, perché anche le tre avventure sono collegate, ma non propriamente in sequenza. Cioè, per dirvi, se c'è un mattone, sto inventando sempre, che a un certo punto era chiuso, voi magari vedete che si muove un pochino, ma non riuscite a scalzarlo dal muro. Nella seconda avventura, che so, create un super boato. Può darsi che quel mattone, se tornate a vederlo, si possa muovere. Se lo giocate con troppa distanza, potreste non ricordarvi nemmeno dell'esistenza di quel mattone. E nel nostro caso abbiamo fatto passare un 4-5 giorni, c'era proprio un dettaglio che ci aveva fatto bloccare a un certo punto. Cos'è che possiamo fare? Quindi abbiamo iniziato a pensare ogni oggetto in ogni stanza, finché non ci è tornato in mente qual era la cosa da fare. Quindi cercate di tenere per forza lo stesso gruppo e cercate appunto di non far passare troppo tempo tra un'avventura e l'altra. Direi quindi che ho finito, spero avervi dato tutte le informazioni necessarie per capire che cosa c'è all'interno di queste scatole e ho pensato di fare questo format di filmato proprio perché io non sapevo cosa aspettarmi. Quando ho letto il punta e clicca in gioco da tavolo non riuscivo a capire, pensavo fosse un escape diverso, semplicemente con un po' più di narrazione, quindi ho voluto sviscerarle bene, ho giocato tutte e sei le avventure, vi rispondo già perché mi chiederete quale preferisci di sicuro. Diciamo che tra le due ho preferito più monochrome, credo perché boh, l'atmosfera fosse resa un po' meglio o forse banalmente perché l'atmosfera dungeon l'avevo già vista e rivista in mille altre salse, non lo so, boh, comunque tra le due mi è piaciuta più questa. Come vi dicevo, spero di avervi detto tutto, ma se ho mancato qualcosa scrivetemi pure nei commenti, vi risponderò ben felicemente. Lasciatemi pure pollice su, pollice giù per darmi feedback su come avete visto questo filmato e se avete gradito questo tipo di filmato. Soprattutto qua in alto, scusate, da questa parte trovate tutti i miei riferimenti e sempre in descrizione trovate i link per raggiungere ogni cosa. Vi sottolineo, guardate questa maglietta, non so se l'avevate notata, sempre in descrizione tutto quanto e adesso posso dirvi ciao e alla prossima.